Buonasera, buonasera, brava gente. Buonasera, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Buonasera, brava gente. Come state? Come va questo inizio settimana? E allora, ci vogliamo la bussola quotidiana. Domani 1º settembre, una giornata particolare, una giornata bella, ricca, che vorrei subito introdurre con Laudato sii, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta et governa e produce diversi frutti con coloriti. E allora, abbiamo letto il Cantico delle Creature, la prima strofa che ci introduce in questa giornata che è dedicata alla terra, la giornata mondiale di preghiera, pensate, per la cura del creato, voluta da Papa Francesco. E allora, accingiamoci insieme ad accogliere questa parola. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno, per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e levavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci, e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto, così pure Giacomo e Giovanni, figlio di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. È un bellissimo Vangelo, brava gente, è un bellissimo Vangelo straordinario. Gesù ci dice una cosa forte stasera. Dice: nella vita non esiste il fallimento. Il fallimento è un'occasione per ripartire. E allora io lo vorrei dire a tutti coloro che si sentono, sì, la parola è brutta, dei falliti nella vita. È l'occasione per ripartire, brava gente. Pietro, Simone, Giovanni, Giacomo, che siamo andati a trovare lì a Santiago, non avevano pescato tutta la notte, erano letteralmente falliti, non avevano fatto niente, quindi non potevano campare quei giorni. Gesù, li rinvita: ci andiamo a pescare. Ma i discepoli razionalmente: «Signore, ma che dici? No, ma come? Abbiamo tutta la notte, non abbiamo preso niente, cioè abbiamo fallito, e tu ci dici di riandare, eh?» È bellissimo, gettarono le reti dall'altra parte, come dire, non fare le cose per abitudine, falle con una grande consapevolezza, perché uno che è abituato a, che ne so, a prendere la tazzina, faccio il posacenere, no, dal tavolo, lo prende sempre con la stessa mano, se poi lo deve prendere con l'altra mano, cosa fa? Non fa un gesto più spontaneo, no? Lo fa con maggiore attenzione, con più consapevolezza. Ecco, e io credo che
la riuscita nella vita sia fare le cose con consapevolezza. E Gesù ci invita a ripartire. Ci invita a ripartire da questa terra, brava gente, che oggi la Chiesa mette al centro della nostra attenzione, perché il 1 settembre ortodossi e cristiani celebrano questa giornata mondiale di preghiera per la terra. È la più bella parola che ci ha dato il Papa per vivere bene il rapporto con la nostra terra, è la cura, curare. Ecco perché all'inizio ho detto Laudato si, mi Signore, per sora nostra madre terra. Sono con le parole di Francesco, abbiamo iniziato stasera. Ma anche nell'ultima enciclica, quella firmata da Assisi, la Fratelli Tutti, che è bellissima questa enciclica, leggetela, vi prego, leggetela, scrive: malgrado si sia iperconnessi, cioè siamo connessi come noi anche in questo momento, malgrado ci sia questa iperconnessione, i nostri giovani tutti quanti col cellulare, noi con il cellulare, con il computer, no? Siamo connessi, è vero, con tutto e tutti, malgrado ci sia, siamo iperconnessi, si è verificata una frammentazione che ha reso più difficile risolvere i problemi che ci toccano tutti. E allora dobbiamo superare questa frammentazione. Da che cosa è dovuta questa frammentazione? È dovuta dal fatto che non siamo più connessi con le persone che ci stanno accanto. Io vorrei lanciare una sfida in questo settembre. Se quando siamo a tavola e mangiamo, genitori e figli senza cellulare, lo possiamo, per quella mezz'ora di pranzo, i tre quarti d'ora. Facciamo questa scommessa, poi la verifichiamo a fine settembre, se ci riusciamo per un mese. Questo perché? Per vivere con consapevolezza, perché vedete, il fallimento non è solo sul lavoro, il fallimento è anche nella relazione tra padri e figli, tra genitori e figli, tra gli stessi giovani. Quindi recuperare questa relazione, fare le cose con consapevolezza. Nei versetti odierni ci troviamo di fronte ad un altro fallimento, quello dei pescatori che dopo una notte intera, quindi non solo col rapporto con la terra, ma anche con il lavoro, torniamo a casa a mani vuote. Proprio oggi una signora mi ha scritto: Parenzo, ti prego, aiutami, ho bisogno di lavorare, ho bisogno di lavorare. Purtroppo a volte uno si sente anche impotente, io ho detto coraggio, ho detto vai avanti, ho detto bussa alle porte, non aver timore di chiedere, di bussare, forse avremo 1000 porte chiuse in faccia, ma poi arriverà quella porta aperta, arriverà, io di questo ne sono convinto. Ebbene, Gesù scommette su questo fallimento e lo fa diventare una ripartenza, come il Papa scommette sul fallimento ambientale e crede nella riuscita. Un nuovo esistere, brava gente. Pescatori di uomini, bellissimo, pescatori di uomini, cioè rapporto con gli uomini, con le persone che incontriamo. San Francesco ieri, Papa Francesco oggi, hanno creduto e credono in una nuova stagione, quella dell'umanità responsabile. Laudato sì, mio Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengono infirmitate e tribolazioni. Beati quelli che sosterranno in pace, che da te, Altissimo, saranno incoronati. Gesù ci invita ad essere, per ripartire, uomini di perdono, perdonare anche il nostro fallimento. Noi a volte non perdoniamo i nostri fallimenti, ci sentiamo quasi sconfitti. Invece perdonare i nostri e i nostri fallimenti e sostenere, credere nella pace. E oggi io insieme a voi, brava gente, vorrei pregare per tutte le persone che ci hanno lasciato, ma anche per questo grande statista che ho avuto l'onore e la gioia di incontrare, di parlarci a lungo, di risentirci altre volte, per Mikhail Gorbaciov, un uomo che voleva la pace e credeva nel dialogo. Non
di oggi, brava gente. La Russia meriterebbe queste persone, persone che credono nella pace e nel dialogo, brava gente. Andiamo avanti, brava gente, andiamo avanti. Andiamo avanti, sì o no? Andiamo avanti? Andiamo avanti, andiamo avanti. E voi come state? Come state? Forti, forti, forti. Riprende la linea, ha ripreso, ha ripreso, ha ripreso. Vado, eccoci qui. I saluti. Allora, vi ricordo che cosa? Vi ricordo che il 3 settembre qui a Scala presenterò il libro Buongiorno Brava Gente, quindi chi può, 3 settembre alle 20:50, quindi faremo anche la diretta di questo momento nel Duomo di Scala. Il 4 ci sarà il ricordo di questa personalità, io dico sempre non solo scalese ma italiana, il fondatore di Cavaliere di Malta, l'uomo che ha aperto un ospedale per curare gli ammalati a Gerusalemme. Pensate, è andato Terra Santa prima di Francesco, ha avuto questo rapporto con l'Oriente prima di San Francesco, quindi una grande personalità. E ci sarà la messa alle 7:30 e dopo la solenne celebrazione nel Duomo di Scala ci sarà un momento per la commemorazione con le autorità e poi dopo alle 8:30 il concerto con Albano, un grande amico, con Caccamo Giovanni, che avete imparato anche a conoscere, e poi altri ospiti, quindi sarà una bella serata e condurrà Giulia Nannini. Quindi vi aspettiamo a Scala, i paesi limitrofi, soprattutto della Campania. Quindi arrivate per le 7 se potete, così prendete posto in chiesa per la solenne celebrazione. E la presiede il vescovo di Amalfi. Va bene? Va bene? Poi domani sera sto a Roma, nella Chiesa della Consolazione, alle 18:30 per aprire la novena alla Madonna dell'8 dicembre, dell'8 settembre. Quindi domani sera a Roma per aprire la novena nella Chiesa della Consolazione, quella che sta proprio vicino a San Teodoro, dove c'è la memoria anche di San Leopoldo Mandic, e lì sarà una riflessione su Maria alle 6:30. E poi che ci dobbiamo dire più? Ah, l'appuntamento, e poi vado ai saluti, l'appuntamento lunedì prossimo, ecco, non ce lo dimentichiamo, l'ultimo cammino, dov'è? Ditelo voi, dov'è? Su Rai 3 alle 15:05 per la quarta puntata. E poi lunedì sera vi do un annuncio, poi vediamo lunedì sera, lunedì sera. Quindi sul cammino dei cammini, su Santiago, quindi ditelo a tutti, brava gente. E andiamo avanti, qualcuno mi ha detto, ma perché Enzo dici avvisi, no? Perché il patrono dei comunicatori, degli uomini che fanno comunicazione, sapete chi è? È San Francesco di Sales, E sapete perché uno dei motivi perché è diventato patrono di coloro che comunicano? Perché si inventò l'avviso sacro, no? I primi manifesti che avvisavano gli altri. Quindi la Chiesa ha visto questo guizzo di fantasia, no? Ha visto come una cosa bella. E allora io, prendendo spunto da questo patrono, dei giornalisti, perché faccio questo mestiere, avviso, sono i manifesti scritti e i manifesti a voce, E io faccio anche a voce. Va bene, brava gente? Andiamo ai saluti. Forti, 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 mi raccomando. E allora, poi ditemi se questa lettura che Gesù ci fa fare, ripartire dal fallimento, io lo trovo una cosa interessantissima, no? Noi ripartiamo, noi siamo gente, siamo brava gente che riparte, ripartiamo sempre, ripartiamo sempre, non ci scoraggiamo, Ripartiamo sempre, brava gente, scriviamolo. Io riparto, io riparto, è bellissimo. Io riparto a fare il papà, io riparto a fare la mamma, io riparto a fare il nonno,
io riparto a fare la nonna, io riparto a fare lo zio, non lo so, io riparto a fare il figlio, no? Sono stato un po' discolo, no? Riparto a fare, essere discoli fa anche bene, eh? Io quando mi dicono, dicono, requieto è discolo, bene, a me non dorme, no? Avanti, avanti, prova gente. E allora, Gianni con Lucia e Maria Vittoria vorrebbero gli auguri per i genitori Giorgio e Yolanda che il 2 settembre festeggiano 50 anni di matrimonio. Ogni bene, ogni bene. Poi Arianna fa 40 anni oggi, la moglie del sindaco di Scala, quindi gli facciamo gli auguri. Arianna, ogni bene, coraggio e avanti, eh? Da parte di tuo marito e dei figli, tutte e due. Poi è di tutti i parenti che in questo momento stanno attorno a te e fanno festa. Marco vorrebbe gli auguri per i suoi 39 anni. Marco, forte, coraggio, avanti. Rossanna e Giovanni vorrebbero una benedizione per i loro 48 anni di matrimonio. Ogni bene, 48 anni, arriverete come Yolanda e Giorgio a fare i 50 anni, ogni bene, coraggio. Poi Rossanna e Giovanni vorrebbero una benedizione, abbiamo detto questi per i 48, Vladimir e Mara vorrebbero gli auguri per i loro 6 anni di matrimonio e i 51 anni di Mara. Insieme una benedizione, la preghiera e il saluto per il figlio Lorenzo. Lorenzo, ogni bene, coraggio, eh? E avanti, avanti. Giuseppe e Barbara vorrebbero gli auguri per i loro 21 anni di matrimonio. Ogni bene, San Francesco vi benedica e vi sostenga. Maria vorrebbe gli auguri per l'onomastico di Ramona. Sono in tempo, ma ti chiedo se potrai fare gli auguri a Ramona per l'onomastico. Ogni bene, eh? E avanti, 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 eh? Poi c'era richiesta di auguri di compleanno, vediamo più. Ah no, questa è per il 4 settembre, Erika. Vediamo quest'altro e poi finiamo. Ah, che mi scrive dal Perù, fra Davide Antonio Vasquez. Ogni bene, Vasquez, e coraggio, buon cammino. Ok, ci siamo, brava gente. Buonanotte, buona serata per chi si affaccia in questo giorno. Buona giornata, brava gente. E facciamo nostre le parole di San Francesco. Laudato sì, mio Signore, per tutto quello che mi circonda. Forti, forti, forti.